summertime in Virginia was an oven. Di Locorotondo, come gruppo Porta Nuova, abbiamo deciso di fare luce su quanto successo per la questione luminarie, che per la prima volta ha visto un contributo così grande da parte di tutto il settore del commercio e delle attività artigiane appunto di Locorotondo. Abbiamo scoperto cose interessanti, prima fra tutte che al comune esistono solo due preventivi in merito alle luminarie. Il primo, datato 12 novembre, è intestato al comune, in cui non compare neanche un filo della luce, e un secondo preventivo, attenzione alla data, 3 dicembre 2018, in cui compaiono 20 fili aggiuntivi, una data molto particolare perché è esattamente il giorno dopo l'accensione delle luminarie. Questo a testimonianza del fatto che in realtà, se nessuno di voi si fosse mai lamentato della situazione, le luminarie sarebbero state pagate interamente dalle attività commerciali, quindi andando contro sia le promesse a livello di progetto presentato, perché non corrispondeva appunto a quello fatto vedere ai commercianti, ma andando anche contro la promessa di condividere la spesa, ovvero il 70% a carico dei commercianti e il 30% a carico del comune. Noi stiamo andando a fondo sulla situazione perché ci sono molte cose che non quadrano. Prima fa tutti i conti, e quindi approfondiremo bene con le carte che abbiamo e i dati che ci state fornendo proprio questo aspetto, ma ci sono anche altre cose che non sono andate. Non si riesce a capire come mai si è stata imposta una ditta alla Unique Eventi che, come dice il nome stesso, organizza eventi, quindi non monta luminarie per il Natale o per altre appunto tipologie di iniziative. E poi non si capisce come mai l'assessore Ermelinda Preti, assessore alla cultura e al turismo, abbia imposto questa ditta senza chiedere altri preventivi, come mai si sia deciso di spendere il triplo degli altri anni in cui invece si coinvolgevano le attività e le aziende locali per poter fare questo, con risultati ovviamente, e non voglio parlare della parte estetica, migliori di quello che è successo quest'anno. In consiglio abbiamo dato battaglia, la risposta che ci è stata data dal vice sindaco è stata che l'unico errore che ha fatto l'amministrazione è stato quello di coinvolgere i commercianti. Ecco, se questa è la serietà, la responsabilità, ma soprattutto la competenza di un'amministrazione, noi riteniamo che il primo atto che questa amministrazione avrebbe dovuto fare era appunto quello di chiedere scusa ai commercianti, chiedere scusa ad un settore che ha investito così tanti soldi, e soprattutto chiedere scusa perché sono stati utilizzati fondi pubblici e privati in così malo modo, perché in questo momento storico, con questa disoccupazione, con questa situazione comunque molto difficile sia per le attività commerciali che per i cittadini, sprecare soldi pubblici e, ribadisco, privati in questa maniera è veramente da irresponsabili e incompetenti. Sometimes my mind dies.